infatti, siccome l'altra volta non l'ho fatto perché ci sono stati un po' di problemi di computer, e invece stasera le cose sono andate veramente alla grande, anche perché ci sono, diciamo, degli esperti validissimi. Allora vorrei fare un ringraziamento. Io vengo invitato, faccio queste cose molto volentieri, volevo ricordare il presidente del circolo, Antonio Sapia, volevo ricordare il presente, volevo ricordare la presidente, che non conosco personalmente ma conoscerò presto, penso, dell'associazione Lega 9, Paola Mossuto, e poi tutti gli amici del circolo che sostengono queste e tante altre iniziative interessanti. E naturalmente, primo, Daniele Sordi, e devo ricordare che è un infaticabile organizzatore di tutto, veramente è fulminante, perciò credo sia un applauso. Allora, siccome il percorso anche stasera è piuttosto lungo, io direi di cominciare immediatamente, va bene? Allora, noi abbiamo lasciato l'altra volta il discorso praticamente al 500. Il 600 ha cose interessanti sicuramente, per quanto riguarda questa preistoria del socialismo, va bene? Però noi bisogna passare immediatamente al 700 illuministico, perché è molto importante. Non si sente? Sì? Ah, già che la tenga vicino, sai, è un tormento. Va bene, no, va bene. L'illuminismo. Noi sappiamo tutti che l'illuminismo è la cultura dominante centrale del Settecento. Il Settecento è l'illuminismo. Va precisato che è vero, in gran parte, ma non completamente, perché se l'illuminismo è centrale per il Settecento, non tutto il Settecento si riduce all'illuminismo. Su questo non c'è dubbio. Questa però è una visione del mondo e dell'uomo, cioè una filosofia, quella illuministica, che si spalma su tutto il secolo, ma con tempi e con sfumature molto differenziate, particolarmente differenziate. Intanto è interessante notare che a livello linguistico il termine illuminismo è come, per esempio, Medioevo, Rinascimento, eccetera, Romanticismo, è un termine internazionale, per cui viene, diciamo, coniato in tutte le lingue, in aree differenti d'Europa, e quindi se ne può sentire l'importanza di fondo, va bene? Però, considerando che probabilmente il nome deriva dal tedesco, Aufklärung, rischiaramento, eccetera, Enlightenment in inglese, Lumière in francese, Illustrazione in spagnolo, quindi è tutto illuminismo in italiano. Ovviamente la radice è quella della luce. La luce è molto molto importante. La luce è centrale, l'illuminismo è una cultura che vuole illuminare gli uomini, che vuole illuminare le società, che vuole uscire zone oscure del mondo e della storia. E da questo punto di vista l'illuminismo sarà una filosofia particolarmente polemica, per esempio contro il Medioevo, e da questo punto di vista anche con i suoi limiti, perché il Medioevo poi è stato riscoperto molto nell'Ottocento e nel Novecento, è molto ricco, è molto più ricco di quello che non abbiano detto gli illuministi. Però il senso della loro polemica, la lotta dei lumi della ragione per combattere le tenebre dell'intolleranza, eccetera, eccetera, è indubbiamente un modo molto importante. La luce in filosofia e in religione ha radici antichissime, lo sappiamo, e da un'immagine religiosa di luce nel Settecento appunto si passa ad indicare la dimensione laica della ragione in ambito filosofico e scientifico, perché per il Settecento
come per altri secoli, la filosofia e la scienza sono strettamente legate. Anzi, direi che il filo conduttore dell'illuminismo è la visione del mondo di Newton. Se non si può pensare all'illuminismo dall'inizio del Settecento fino a Kant, che è l'ultimo grande illuminista, se non si pensa appunto alla presenza di Newton e della sua visione del mondo, newtonianesimo, che ovviamente è il culmine della rivoluzione scientifica. Quindi fra la rivoluzione scientifica del 600, Galileo Galilei, tanto per essere chiari, Newton e l'illuminismo, c'è un rapporto molto molto stretto. Quindi la luce, il rischiaramento, diventa nel Settecento un riferimento fondamentale di una elite intellettuale che si ritiene titolare, portatrice di un programma e di una missione, cioè propagare il sapere antimetafisico, il sapere sperimentale, cioè quello scientifico, contro pregiudizi e superstizioni, a favore della tolleranza delle idee, quindi a favore in qualche modo del dialogo, per l'educazione e per la cultura e per riformare chiese e stati. Quindi è un programma, quello dell'illuminismo, ambiziosissimo, però molto importante. Proviamo a fare un campo di scoperta, troppo di rumore. Ora non può fare rumore strano. Va bene, grazie. Quindi l'illuminismo, che probabilmente da questo punto di vista deriva dal deismo inglese del primo Settecento, poi spiegherò che cos'è il deismo, no? Evidenzia una forma religiosa che è anticonfessionale, cioè che polemizza contro le religioni confessionali, cioè il cattolicesimo, il protestantesimo, il calvinismo, cioè tutte quelle che si fanno, diventano chiese e che hanno una professione di fede religiosa che le caratterizza personalmente. Il deismo che cos'è? È una concezione religiosa cristiana che pone la presenza di Dio a fondo della natura, va bene? Però senza riferimenti alla dimensione confessionale della religione. Cioè, in altri termini, il deismo o il teismo sono forme di cristianesimo abbastanza razionali che non hanno niente a che fare con il problema della rivelazione, cioè come se la figura di Gesù Cristo e quindi i Vangeli eccetera eccetera non avessero niente a che fare, non esistessero sostanzialmente, cioè è una religione che pone sostanzialmente il problema della divinità a fondo della natura e della storia, ma non la rivelazione. Quindi capite bene che le chiese contrastano fortemente l'illuminismo nel Settecento, va bene? E poi anche vi dirò qualche cosa di più preciso, oppure se avete curiosità poi se ne parla. Quindi è una visione, quella dell'illuminismo, che presenta una dimensione religiosa che è anticonfessionale e una netta visione secolarizzante. Che cos'è la secolarizzazione? La secolarizzazione è quel grande processo culturale che, come dire, delimita sempre di più quelli che sono gli spazi della religione e rende la ragione indagatrice dell'uomo e della natura sempre più autonoma da presupposti di fede religiosa. Va bene? Processi secolarizzanti. Viene da seculum, che indicava appunto il mondo, la realtà mondana. Cioè ci sono tante cose che non sono più spiegabili, va bene, con principi religiosi. Qui che cosa c'è dietro? Tantissimo, nel 500 e nel 600, ma c'è soprattutto una lettura critica, come dire, filologica e scientifica dei testi biblici, che non vengono più accettati letteralmente in maniera fondamentalistica, ma vengono vagliati criticamente. D'accordo?
Qui ci sono personaggi filosofi molto importanti del Seicento che portano su questa strada e influiscono nell'illuminismo. Per esempio, primo fra tutti, l'olandese ebreo, poi buttato fuori dalla comunità ebraica, Spinoza, forse molti di voi lo conoscono, è un grande personaggio. Nel Settecento, verso il 1750, Rousseau, che è uno dei protagonisti dell'illuminismo di cui parleremo abbondantemente, parla di una umanità che vuole, lui dice, dissipare con i lumi della ragione le tenebre nelle quali la natura l'aveva avvolta. Chiarissimo, no? Il programma. D'Alembert, che è un altro dei protagonisti dell'illuminismo, nel discorso preliminare dell'enciclopedia, la famosa enciclopedia, che è, diciamo, il prodotto a livello di massa più importante dell'illuminismo, in questo discorso preliminare, in questa introduzione alla enciclopedia, che è del 1751, quindi siamo proprio alla metà del secolo, fa più volte ricorso alla metafora della luce per delineare che cosa? I complessi sviluppi e i progressi della ragione e il senso dell'età nuova e della rinascita, che appunto vuole essere tipica dell'età dell'illuminismo. Quindi, da questo punto di vista, c'è un legame storico profondo fra il Rinascimento del 4-500 e l'illuminismo del 700. Ci sono molte tematiche, ci sono molti fili che collegano queste due grandi epoche. Quindi, illuminismo vuol dire anche rinascita delle lettere e delle arti, ma vuol dire anche rivoluzione scientifica. Come dicevo prima, ovviamente i protagonisti, Galilei, che non è di questo secolo, ma la cui tradizione, la cui fama è ormai amplissima, e voi sapete bene che la condanna di Galileo all'inizio degli anni 30 del 600 suscita veramente una eco europea strepitosa e naturalmente negativa per chi l'aveva condannato, cioè per la parte inquisitoriale della Chiesa Cattolica, no? Quindi da questo punto di vista è molto importante. E l'eco di Galileo anche nel Settecento e anche poi nel secolo successivo è notevolissima. Ma poi soprattutto Newton. Intervallo sempre con qualche immagine, presa, scelta, cioè, però non mi chiedete tutti gli autori dei quadri perché è difficilissimo ritrovarli, dovrei fare una ricerca eccetera, però sono autenticamente settecenteschi. Questo è molto simbolico, tutte cose che trovate su internet tra l'altro, qui non c'è niente di misterioso né di magico, insomma. E la luce, la candela e i libri, insomma, non c'è simbolo migliore per l'illuminismo. Questo è importante, è il quadro di una serata o di una mattinata, non so, in una bella casa nobiliare o alto borghese del Settecento, dove questo gruppo, che è stato tirato in questa casa da una donna, perché la funzione della donna nel Settecento è fondamentale, dove si legge pubblicamente un testo di Voltaire, cioè di uno dei grandi protagonisti dell'illuminismo. Quindi è un quadro molto bello. E se notate ci sono diverse donne in questo quadro. Questo è simbolico perché Newton, che voi sapete è famoso per la teoria della gravitazione universale e per tante altre teorie matematiche, è importantissimo per gli studi di ottica, perché fece esperimenti attraverso il prisma per la scomposizione dei colori. Anche questo diventa, come dire, un quadro del Settecento in cui Newton è il simbolo della illuminazione possibile che la scienza può dare alla società e agli uomini. E anche questo è interessante, è un quadro simbolico. Il personaggio a sinistra è Voltaire, appunto, quello di destra invece è D'Alembert, che anche lui
l'abbiamo visto e lo vedremo poi anche, è protagonista della enciclopedia, e che vengono guidati simbolicamente da questo personaggio alato che indica anch'esso la ragione, e non a caso ha due fiaccole, quindi fiaccole, luce, eccetera, sempre presenti in questo. Questo è Kant, che chiude il secolo, un grandissimo filosofo, del quale ovviamente si potrebbe dire tanto, ma non è argomento, per carità, di questa serata, ma del quale voglio ricordare un testo che riassume alla fine del Settecento il senso dell'illuminismo. Nel Settecento, lo vedremo poi con altri personaggi, andava di grande moda che cittadine, piccoli stati, eccetera, organizzassero dei concorsi pubblici a tema su argomenti precisi. Veniva dato un tema e chi voleva partecipava. Ci partecipavano a volte grandi intellettuali. Kant partecipa ad un tema di questo genere. Rispondete a questa domanda: che cos'è l'illuminismo? Was ist Aufklärung? E lui dà una risposta interessantissima. Il testo, se lo trovate poi su internet, è molto bello, è tradotto, eccetera, non è molto lungo, sarà da 5, 6 pagine, 7, e lui dice: l'illuminismo è, cito a memoria ma ricordo bene il passo, l'illuminismo che cosa è? L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dalla minorità della ragione, va bene? Perché l'uomo deve diventare completamente autonomo da se stesso, del proprio destino e della propria storia, va bene? Quindi deve diventare adulto, deve uscire da uno stato di minorità, che è una cosa molto bella e molto, molto interessante. Infatti dice Dante: se una persona, un giovane già, chi pensa a lui per tutte le cose materiali, chi pensa a lui per tante altre, eccetera, e non lo fa crescere, è chiaro che questa persona non è, come dire, in sintonia con quello che dovrebbe essere veramente il tema centrale dell'illuminismo: la crescita e la autonomia dell'individuo, dell'uomo. L'età dell'uomo è però complessa e varia. In essa convivono posizioni filosofiche moderate e radicali. Moderate, faccio un esempio: all'inizio del Settecento, perché c'è anche in ambito cattolico, per esempio, un grande interesse per l'illuminismo, e noi abbiamo una figura italiana di eccezionale valore, Ludovico Antonio Muratori, che era un prete di Modena ed è un grandissimo intellettuale che ha lasciato cose molto importanti. Lui era un prete, un credente, anche se chiaramente non era sulle posizioni chiuse, anzi tutt'altro, insomma, lui ha lasciato una traccia importantissima negli studi storici e in altre cose, polemizzando per esempio contro un certo tipo di cristianesimo che voleva troppe feste, no? Troppe cerimonie, eccetera, voleva un cristianesimo molto più semplice, molto più diretto e personalizzato, e quindi era un moderato, però ha lasciato una traccia importantissima negli studi, ripeto, storici. Oppure ci sono posizioni radicali che sono completamente ateistiche, ne vedremo alcune ora. Quindi l'illuminismo è molto vario, molto complesso, un arco molto grosso. Che cosa tocca l'illuminismo? La scienza, l'economia politica, il diritto, la massoneria. La massoneria nasce nel 600 in Inghilterra e si diffonde moltissimo nel 700. Il contrasto giurisdizionalistico fra Chiesa e Stato. Il 700 è un secolo in cui si studiano e si polemizza fra Stato e Chiesa su quelli che sono i reciproci limiti giurisdizionali, cioè fin dove arriva il potere della Chiesa e dove arriva il potere dello Stato, che erano cose che oggi ci sembrano, no, ci sono tuttora certe cose, però allora erano frequentissime, insomma, no? Ed è una lotta all'ultimo sangue questa, va bene? Poi il materialismo, l'ateismo, dicevo, la letteratura, c'è una letteratura interessantissima nel Settecento.
Ecco, queste sono solo alcune delle componenti di un secolo cosmopolita. Il cosmopolitismo è una delle caratteristiche fondamentali dell'illuminismo. Perché che cosa è che rende un uomo cittadino del mondo? È la ragione che unisce gli uomini. Quindi siamo lontani, per esempio, ancora da quello che sarà poi nell'Ottocento il nazionalismo. Va bene, sarà poi il romanticismo che indurrà su quella strada. Quindi il cittadino, diciamo, dell'età dell'illuminismo, un po' astrattamente, però si ritiene fratello di tutti, perché c'è un elemento, la ragione, appunto, l'intelletto, l'intelletto come strumento della ragione, che accomuna tutti quanti gli uomini. Qualche esempio, ho scelto che ce ne sarebbero tantissimo, Jean Mesmer, sentite che personaggio è questo, Nel quadro delle idee materialistiche fra 600 e 700, questo Jean Mesmer esprime posizioni singolarmente materialistiche. Lui era un prete di campagna francese, praticamente sconosciuto. Egli lascia un manoscritto che vuole che sia letto dopo la sua morte. Va bene? Questo aveva fatto tutta la sua vita in campagna, aveva fatto tutta la sua vita da prete, nessuno sospettava di nulla. Quando i filosofi parigini, un po' smaliziati, prendono in mano questo manoscritto, rimangono sbalorditi e decidono di diffondere il suo pensiero. Quella che il Meslier esprimeva era una radicale critica antireligiosa e in particolare anticristiana. Specialmente riguardo alla questione sociale, egli incolpava la religione di farsi sostenitrice di ingiustizie, perché diceva: i ricchi sono troppo ricchi, i poveri sono troppo poveri. Guardate, tutte queste cose poi si ritrovano oggi in contesti completamente diversi, ma insomma sono... Tuttavia, ecco, perché poi bisogna vedere, no? Non è che tutto sia lineare. Tutti gli uomini, tutti noi abbiamo contraddizioni, tutti noi, e queste si ritrovano anche in questi testi. E lui si penserebbe che da queste posizioni troppo ricchi e troppo poveri sia un egalitario, un sostenitore dell'uguaglianza, no, tutt'altro. Perché pensa che le gerarchie sociali sono utili per la conservazione della società. Però egli è contrario radicalmente al parassitismo dei nobili e dei monaci e condanna la proprietà privata che impedisce la felicità del povero. Il tema della proprietà privata è molto diffuso in questo periodo, fino poi a Marx, eccetera, moltissimo. Quindi la strada indicata da lui è quella di una comunità dei beni e, se impossibile a raggiungersi, anche quella della rivolta. Vedete bene che ci sono elementi anche molto contraddittori in questi, in questo personaggio, però interessanti. Ecco, un testo come questo del Meslier è caratteristico del modello della letteratura clandestina del Settecento, cioè letteratura che magari al limite veniva fatta circolare in manoscritti ma non veniva stampata. Va bene? E questa è una delle componenti essenziali della cultura del Settecento. Il messaggio che esso contiene è quello della emancipazione da ogni forma di religione istituzionale e confessionale. Questo è il Meslier, questo prete francese. Questo è Diderot, che è uno dei protagonisti della cultura illuministica del Settecento. E questo è D'Alembert, lavorano insieme e organizzano insieme la famosissima enciclopedia, di cui vi farò vedere poi una pagina iniziale. Un altro personaggio che rientra nel filone abbastanza sotterraneo delle teorie, diciamo, fra virgolette, pre-socialiste, è questo Morelli. Non sappiamo molto di lui. La sua opera più significativa è Il codice della natura,
che è proprio della metà del secolo, 1755, e che suscitò numerosi dibattiti in Francia e in Germania. In sintesi, il Morelli è un utopista che si rifà spesso a Thomas More, lo ricordiamo dall'altra volta, no? Quindi al 500 inglese, e che delinea una società di tipo comunistico agrario. La produzione e la distribuzione dei beni, secondo lui, deve essere collettiva. Le leggi in vigore, lui si riferiva ovviamente alla Francia del tempo, hanno tradito la natura ed hanno favorito l'egoismo e la sopraffazione tra gli uomini. Morelli prescrive l'abolizione della proprietà privata, delle gerarchie della società e del lavoro servile. Vedete bene, anche lui batte sulla proprietà, eh? Tutti devono essere utili alla società in ragione della loro forza e della loro capacità, che è un tema poi che risuonerà anche in Marx, eh? I prodotti devono essere distribuiti in relazione ai bisogni di ognuno. Deve essere diffusa l'istruzione popolare, il lusso deve essere represso, le leggi penali devono essere scarse e soprattutto chiare, tema che avete ritrovato in Campanella e in Thomas More, ma soprattutto in Campanella. Poche leggi chiare, scritte, va bene? E come si diceva scherzando l'altra volta, diminuiamo gli avvocati, insomma, va bene? Ora scherzo, lasciamo amico là, che fondo. L'organizzazione della società è composta, secondo lui, dalla famiglia, dalla tribù, che non si sa bene che cos'è, ma comunque è un insieme di famiglie, chiaramente, dalla provincia e poi dallo Stato. L'opera di Morelli però fu particolarmente criticata per la scarsa aderenza alla società reale, cioè è interessante dal punto di vista morale, eccetera, però per quanto riguarda l'analisi delle condizioni economiche reali della Francia, eccetera, lascia a desiderare. Il codice ebbe 5 edizioni, anche se fu parecchio snobbato dai filosofi illuministi che ruotavano intorno all'enciclopedia. Comunque era un testo che rispondeva ad un bisogno di utopismo comunista. Va segnalato che Babeuf e i membri della cospirazione degli uguali, di cui si parlerà in seguito, leggeranno e trarranno ispirazione dall'opera del Morelli. Cioè Babeuf e la cospirazione degli uguali agiscono alla fine della rivoluzione francese, quindi intorno al 1794, fra la fine della rivoluzione e il passaggio a Napoleone. Ecco, questa è la pagina di ingresso della famosa enciclopedia, l'enciclopedia o Dictionnaire Brésonné, cioè delle scienze, delle arti e dei mestieri, moltissimi tomi, un'opera che ebbe una grande diffusione, che c'era una fame di cultura enorme, insomma, opera che venne condannata sia dalle chiese protestanti sia dalla Sorbona e dall'Università di Parigi e dalla Chiesa Cattolica, perché portatrice chiaramente di valori illuministici. Un altro personaggio minore che rientra in questa categoria di persone che si sono occupate di problemi sociali è Gabriel Bonnot de Mably, 1709-1785, quindi lui muore prima della rivoluzione, che è dell'89, no? Lavorò nella diplomazia parigina finché non cadde in disgrazia del suo protettore. Pensatore politico, scrisse diverse opere che sembrano anticipare gli eventi rivoluzionari. Vide nella proprietà privata l'origine di tutti i mali della società. Vedete, anche lui insiste tanto su questo. Cioè, bisogna battere su questo perché è un filone comune di tutta la teoria, chiamiamola pre-socialista, perché noi non bisogna dimenticare che parallelamente a queste cose c'è il grandioso sviluppo del capitalismo e del liberalismo, va bene? Importantissimo. Quindi c'è la teorizzazione, c'è stata la teorizzazione della proprietà privata e della sua legittimità da parte di John Locke, grande filosofo inglese. Quindi ora io parlo di questo filone, ma non dimentichiamo che cosa c'è in parallelo, va bene? Quindi ne propose l'abolizione in vista della costruzione di uno Stato
egalitario nel quale tutta la società avesse la possibilità di essere rappresentata. La sua opera più notevole è Dei diritti e dei doveri del 1758. Anche nel suo caso, il limite della sua concezione comunistica è quello di fondarsi su istanze morali, ma senza riferimenti a situazioni economico-sociali concrete. È invece più realista quando delinea il modello di una monarchia retta da istituzioni parlamentari e rappresentative. E questo è importante, una monarchia retta da istituzioni parlamentari e rappresentative, che poi sarà uno dei frutti della rivoluzione francese, insomma, e quindi poi del costituzionalismo dell'Ottocento, dei grandi moti costituzionali successivi, questo è fondamentale. Quindi monarchia parlamentare e rappresentativa, è chiaro, è in contrapposizione alla monarchia assoluta. Va bene? E infatti le sue idee influiranno sulla Costituzione del 1791. Voi ricordate che la Rivoluzione francese, che comincia nell'89 e finisce sostanzialmente nel 93 più o meno, ha tre istituzioni diciamo che vogliono dare una costituzione alla Francia, va bene? L'Assemblea nazionale legislativa, va bene? Poi una seconda e infine la convenzione, che è questa del 1791. Infine teorizzò il diritto all'insurrezione contro la tirannide. Questo è Mably. Rousseau è un personaggio fantastico e molto interessante. Scusate un attimo. E per capire Rousseau, io credo che bisogna tener conto di un paio di suoi pensieri, o tre, che sono questi. Uno è tratto dall'Emilio. Allora, Rousseau è un grande filosofo, no? E ha scritto opere di letteratura molto belle, opere autobiografiche, opere di filosofia, soprattutto di filosofia politica. Quindi è uno di quei tanti in cui filosofia e letteratura, filosofia e resto della cultura si intrecciano profondamente. Non è un filosofo puro. E ha scritto un'opera pedagogica famosissima, l'Emilio. Chi ha studiato o ha fatto un esame di storia della pedagogia, è difficile che non si sia imbattuto nell'Emilio di Rousseau, che segue la formazione dell'uomo dal bambino fino al giovane in cui arriva al matrimonio. Nell'Emilio ha scritto Rousseau: tutto è buono come ci perviene dalle mani del creatore, ma tutto si corrompe quando capita nelle mani dell'uomo. Poi un'altra frase c'è: la natura è buona, ma sono la società e la civiltà che corrompono l'uomo. Dietro c'erano ormai secoli di rapporto fra l'Europa e le altre civiltà, e che erano state scoperte appunto attraverso i grandi viaggi, va bene? E quindi era nato e si era rafforzato il mito del buon selvaggio, il famoso mito del buon selvaggio. Però razionalmente dice Rousseau, attenti, lo stato di natura è un'ipotesi interpretativa interessante, ma lui stesso avverte che quello stato non esiste più, forse non è mai esistito e forse non esisterà mai. Cioè è una ipotesi di lavoro, serve per capire che cosa poteva esserci un tempo, per commisurarlo con la situazione di oggi. Oh, grazie, carissimo, grazie. E, però è come dire uno strumento ermeneutico, è uno strumento interpretativo. E lo vedremo poi all'opera in lui, eh? Quindi teniamo conto di questo. Vedete bene, tutto è buono che ci perviene dalle mani del creatore. Lui è un credente, ma è un credente sicuramente deista,
non ha niente a che vedere con le forme confessionali, va bene? Allora, la produzione di Rousseau è molto ampia, quindi ho detto letteratura e filosofia si intrecciano profondamente. È comunque la sua riflessione politica quello che lo inserisce di diritto nel percorso che stiamo seguendo stasera, in particolare modo, no? Due suoi testi, che intendevano rispondere alle sollecitazioni pubbliche di un'accademia, l'Accademia di Dijon, come usava allora, ed è molto importante. Partecipa a questi concorsi e vince due premi. Il primo nel 1750 con un discorso sulle scienze e sulle arti. Il tema era, la domanda era, le scienze e le arti hanno contribuito al miglioramento dell'uomo? Il secondo è quello del 1750, discorso sull'origine della disuguaglianza tra gli uomini. Quindi centrale nel discorso che stiamo facendo, nel percorso che stiamo facendo. Nel primo discorso Rousseau si distacca dall'ottimismo dei filosofi contemporanei sostenendo che il progresso è stato solo superficiale in quanto che ha generato lusso, dissolutezza e schiavitù. C'è stato forse un progresso materiale cui però non ha corrisposto un progresso morale. È un problema un po' eterno questo, per l'uomo. Questo è un problema anche di oggi, non c'è dubbio. Questi personaggi ci parlano di noi stessi in qualche caso. La virtù, dice Rousseau, è stata avvilita. Ci si preoccupa di denaro e di commercio, ma si riduce l'uomo a merce. Abbiamo fatto tanti fisici, tanti geometri, tanti poeti, eccetera, 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 ma non abbiamo più cittadini. Si lamenta. Nel secondo discorso, la sua analisi risale alla preistoria umana. Ecco dove sta il problema della ipotesi, no? Dello stato di natura. Perché? Dunque, bisogna sapere che fra 500 e 700 c'è uno sviluppo enorme della filosofia politica, perché tantissimi filosofi di altissimo livello, da Machiavelli in poi, Boden, Locke, Hobbes, Hume, tantissimi, si preoccupano della problematica politica, va bene? Perché diventa sempre più interessante per capire lo stato che hanno davanti e come questo stato potrebbe essere modificato. E usano ragionamenti ipotetici simili a quelli che fanno gli scienziati, perché qui c'è proprio una relazione. Quante volte gli scienziati nei loro ragionamenti fanno delle ipotesi, tantissime, e lo stesso loro. Allora, Rousseau intende risalire allo stato di natura, a ipotizzare che cosa fosse l'uomo primitivo, in pratica. È chiaro, no? Il problema, infatti, è che tutti, parole sue, parlando senza posa di bisogno, avidità, oppressione, desiderio, orgoglio, hanno trasferito nello stato di natura idee prese dalla società di oggi, dice Rousseau. Parlavano dell'uomo allo stato selvaggio, ma in realtà dipingevano l'uomo selvaggio, che è l'uomo contemporaneo. Quindi lui nega l'esistenza di un diritto naturale antecedente alle società storiche. Il diritto naturale era quel diritto che era fondato o religiosamente o eticamente, va bene? E che in qualche modo era stato stampato nella coscienza di tutti quanti gli uomini. Non uccidere, insomma, in qualche modo è uno, ma ce ne sarebbero tanti altri. La Bibbia da un lato, i comandamenti, ma la filosofia greca, la filosofia romana, Cicerone per esempio, tutti parlano di uno ius naturale, insomma. Va bene? Non se ne può parlare per Rousseau prima dello sviluppo della società, cioè il diritto naturale è frutto di uno sviluppo della società storica. E quindi non è un diritto creduto iscritto nella natura umana prima della storia dell'uomo.
e li delinea le fasi dello sviluppo, per cui dall'animale uomo si arriva all'incivilimento attraverso la socievolezza, la creazione delle famiglie, l'uso degli utensili, il linguaggio, la danza, la musica, la poesia. Lui era molto esperto di musica, tra l'altro, era un grandissimo appassionato di musica. Il fatto è però che l'uguaglianza e la libertà primitiva sono state vanificate dalla proprietà privata. Anche lui batte su questo tasto. Guardate che filo comune è questo. Così, lo stato di guerra generalizzato, cioè due espressioni famosissime per questo, bellum omnium contra omnes, lo stato di guerra di tutti contro tutti, e homo homini lupus, una frase latina vecchissima, l'uomo è un lupo per l'uomo, cioè nel senso lupo divoratore, non come oggi dicono gli ecologisti, il bambino, insomma, allora era proprio preso con questo simbolo, del quale soprattutto l'inglese Hobbes, che è un teorico dell'assolutismo, va bene, aveva battuto su questi concetti, e non va collocato, quindi questo bellum omnium contra omnes non va collocato all'inizio di questo processo, quindi nel mondo primitivo, come aveva sostenuto Hobbes, bensì al termine di questo processo, cioè nella società civile, cioè oggi, dice Rousseau. Va bene? A che cosa serviva in questo caso bellum omnium contra omnes? Hobbes, non molto prima di Rousseau, è teorico dell'assolutismo inglese in questo caso, perché dice che è un problema serissimo, è un problema di oggi, dice che gli uomini nella società sono insicuri, va bene? Problema fondamentale per la destra politica, ma anche per la sinistra oggi, per tutti. Problema della sicurezza, va bene? E quando l'uomo è insicuro, che cosa fa? Si associa, dice Hobbes, e fa un contratto. Qui si parla sempre di contratto sociale, ma chiaro che è un contratto simbolico, insomma, no? E cede parte della sua libertà al potere del sovrano assoluto, il quale in cambio gli garantisce la sicurezza. Questo era lo scambio. Il discorso di Rousseau invece va in direzione ovviamente diversa. Il patto sociale in atto, sottolinea Rousseau, è ingiusto perché, appunto, come dicevo prima, rafforza la proprietà privata e legittima l'ineguaglianza delle condizioni politico-sociali. È un patto che il filosofo ginevrino sintetizza ironicamente così nel suo testo sull'economia politica. Riassumiamo in quattro parole il patto sociale tra due stati, poveri e ricchi. Voi avete bisogno di me, perché io sono ricco e voi povero. Stipuliamo dunque un accordo tra di noi. Permetterò che abbiate l'onore di servirmi, a patto che mi diate il poco che vi resta, in cambio del disturbo che mi prenderò dandovi degli ordini. Va bene? Naturalmente, ironizzava, questo era Rousseau, Jean-Jacques, vita personale sregolatissima, pensate, Rousseau dunque muore la mamma immediatamente dopo la nascita, il babbo deve andare a lavorare, quindi cresce un po' in maniera brava. E c'è una donna, Madame de Varenne, che lo accoglie, come era piccolo, lo tiene con sé, però lo svezza in ogni senso, cioè arriva a 20 anni, diventa la sua amante, insomma. Va bene? Sì, diventa uomo attraverso quella che l'ha tirato su da piccolo, poi di cui va via, eccetera, eccetera. Si mette insieme ad una ragazza molto brava che fa la donna di servizio, grande amore tra l'altro, fanno quattro figlioli, non è che, insomma, uno, va bene, ma quattro? E il fatto è che questi quattro figlioli li mette all'orfanotrofio. Tutti e quattro, pur volendoli bene, pur vedendoli voi, eccetera, capito? E comunque con questa donna c'ha un rapporto lungo, è anche bello, che poi si mettono, però gira da tante, ecco, per dire che tipi erano, insomma,
non è che poi fossero confessioni. Dunque, ci vuole un nuovo patto sociale e scrive l'opera sua più famosa, che è Il contratto sociale, che è del 1762, dove propone lo schizzo di una società giusta. È la politica che può condurre la società verso la virtù attraverso un nuovo modello di contratto che intende conciliare libertà individuale e coesione sociale dei contraenti, che cedono la sovranità non ad altri ma alla comunità, cioè a se stessi, cioè si fanno autogovernanti in qualche modo. Dal patto viene fuori, secondo Rousseau, un io comune rispettoso di ogni cittadino, cioè una vera e propria comunità politica. Un po' utopistico anche questo, però uno sbocco sicuramente interessante, che ha dato luogo a tante tante interpretazioni. Scopo di questo rapporto è la volontà generale, cioè non è la volontà di ogni singolo cittadino che conta, e nemmeno la somma di tutte le volontà dei singoli cittadini, ma è come se tutti noi singolarmente cedessimo parte della nostra libertà personale per arrivare ad una volontà generale. Lui la chiama proprio volontà generale, che è la voce della comunità che nasce da questo contratto. Essa si rapporta al bene comune e deve trovare espressione nelle leggi promulgate dall'assemblea legislativa. Contano quindi per lui l'interesse comune e il bene collettivo. Quante volte l'abbiamo detto anche noi, lo diciamo anche oggi, l'interesse comune e il bene collettivo. Vedete bene che anche allora questo problema è assolutamente centrale e non è facile da realizzare. Quindi secondo lui gli interessi particolari non devono prevalere su quelli generali. La volontà di tutti quindi si distingue dalla volontà generale. Quella che deve reggere è la volontà generale. La preoccupazione è che secondo lui possa riemergere unicamente la ricerca del bene individuale. Questa avrà grande influenza su alcuni momenti della rivoluzione francese, e le interpretazioni storiche che ne sono date fino ad oggi sono molto diverse. Si è visto qui una grande forma di democrazia diretta, ma si sono visti anche in qualche modo i germi del totalitarismo del Novecento, proprio interpretazioni estremamente differenziate. Indubbiamente però è una delle grandi proposte politiche del Settecento illuministico in Francia e in Europa, non c'è dubbio su questo. Ed è questa la ragione, insieme ai due discorsi, l'ineguaglianza eccetera eccetera, per cui Rousseau si può inserire bene attraverso il discorso che porta poi al socialismo e al comunismo. Va bene? Bevo, un attimo. Scusate. Emilio, vedete? Nell'Emilio c'è, a un certo punto, una lunga professione di fede di un prete, il vicario Savoiardo, che è impersonato da Rousseau stesso, va bene? Ed è interessante perché lui, come dire, fa una professione di fede cristiana che elimina praticamente totalmente quel filone di teologia di cui si parlava l'altra volta, che è quello agostiniano, che poneva enorme importanza nel problema della grazia. L'uomo si salva solo per la grazia. Sì, scusami, ma devo... per rischiarare... È vero, ha ragione. Dunque, dicevo, questo
prete che fa questa professione di fede dentro l'Emilio, fa una professione di fede cristiana che non ha niente a che vedere con le professioni di fede appunto cattolica o di altro tipo, perché crede in Dio creatore dell'universo, è il Dio di Newton poi sostanzialmente, ma il problema dell'incarnazione di Gesù Cristo, il problema della salvezza attraverso l'adesione alla Chiesa, va bene, è escluso totalmente, va bene? Quindi è una cosa molto importante e questo spiega perché le chiese ufficiali condannano l'Emilio. Questo è il contratto sociale o i principi del diritto politico, edizione francese, una delle prime. E questo l'ho messo perché chi vuole approcciare Rousseau, secondo me questa è l'opera che deve leggere, che è bella, bella, bella. Le passeggiate del Sognatore Solitario, che lui fa in una zona della Svizzera dove vive diversi anni, fanno innamorare per questi paesaggi bellissimi che descrive e per questo vagabondare, è proprio un vagabondare della mente libero come quando si passeggia, no? E siamo tutto sommato sereni, che si vagola da una cosa all'altra in una natura bellissima che ti è amica. Ecco, questo io ve lo consiglio, questa è un'edizione, io ho questa che fu pubblicata da Feltrinelli tanti anni fa, ma ne trovate tante, insomma. Chi non conosce Rousseau, direi cominciare da questo. Allora, Giorgio Spini, che è lo storico che ho ricordato l'altra volta, vero, da cui ho preso spunto per queste cose, una volta ha scritto, ora eravamo sulla Francia, no? Sì. L'Inghilterra precorse ogni altro paese europeo in fatto di organizzazione dei lavoratori. Ne esistevano del resto le premesse in tradizioni che risalivano addirittura all'età di Elisabetta. Per quanto lo statuto degli artigiani, forse anche operai, insomma, fosse decisamente paternalistico, i lavoratori inglesi avevano cominciato, grazie ad esso, a contare come soggetti attivi e titolari di diritti. Per quanto le leggi sui poveri, le leggi sulla povertà, no, che tendevano fra l'altro a eliminare il vagabondaggio, a tentare di eliminare il vagabondaggio, che costringevano al lavoro anche, no, che volevano eliminare l'ozio, che era una delle cose più tremende, che era come dire tipico anche della società 4-5-centesca, no? Per quanto le Poirot fossero insufficienti ai bisogni, la sua esistenza era stata una affermazione di principio in cui la responsabilità pubblica aveva preso il posto della carità privata, perché c'è questo passaggio grosso fra 400 e 600, cioè che la carità legata alle istituzioni religiose, soprattutto alla Chiesa Cattolica, non è più sufficiente, non è vista più come sufficiente. Io l'altra volta abbiamo ricordato il filosofo spagnolo Juan Luis Vives, amico di Erasmo da Rotterdam, che è un personaggio importantissimo per questo, che lui scrive il aiuto ai poveri, in cui, facendosi portavoce delle città industriali, fra virgolette, dei Paesi Bassi, Bruges, Lovano, Anversa, che erano sviluppatissime dal punto di vista economico, va bene, sostiene, tirandosi dietro i fulmini della Chiesa, che il problema dell'aiuto, del sostentamento ai poveri, che è un problema reale, deve essere ben mirato, perché bisogna, nei limiti del possibile, selezionare coloro che non sono poveri e che fanno finta, o che comunque potrebbero fare qualcosa, oziosi e vagabondi, dai poveri veri che devono essere veramente aiutati, e soprattutto la carità deve essere tolta di mano esclusivamente dalle chiese e passata ai poteri laici.
quindi è un passaggio importante. Siamo alle origini lontanissime di quello che sarà poi lo stato sociale, insomma, capito? Lontanissime. Poi lo stato sociale per la prima volta è ottocentesco, eh? Si parla della Germania della seconda, a metà dell'Ottocento, Bismarck e la socialdemocrazia tedesca, siamo in quell'ambito lì, insomma, a tempi di Marx, insomma, va bene, quindi è un problema importantissimo. Ho messo questa immagine che, vedete bene, la donna che istruisce altre sue compagne, no? Bisognerebbe parlare veramente della storia della donna. Ormai ci sono veramente tante pubblicazioni bellissime e scientificamente importanti, no? E il Settecento indubbiamente ha contribuito in tanti modi alla evoluzione, alla emancipazione della figura femminile. Questa invece è l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Questa non so chi è, mi è piaciuto questo quadro, bellissimo. Certo è una ragazza sicuramente borghese o nobile. Guardate che vestiti bellissimi, però guardate con che attenzione legge, è bellissimo. Questo vuol dire che la lettura è una forma di emancipazione. Lei è donna qui sola nel quadro, non è che ci sia un maschio accanto, no? Eccetera. Mi è piaciuto moltissimo e l'ho voluto mettere. Torniamo a quello che diceva Giorgio Spini. Dunque, la gloriosa rivoluzione del 1688, voi sapete che nel 1600 le rivoluzioni sono due, una molto grande, intorno agli anni 40, che è una guerra civile vera e propria, in cui per la prima volta viene mandato a morte il sovrano. Siamo ai tempi degli Stuart, poi gli Stuart ritornano, eccetera, ma la rivoluzione più importante, questa è sanguinosa, Cromwell, no? Le teste rotonde, eccetera, eccetera, non posso soffermarmi, assolutamente. La seconda rivoluzione invece del 1688, ed è la rivoluzione pacifica, è la più importante, perché la Glorious Revolution del 1688 aveva fatto crescere un'atmosfera più liberale, più che in qualunque altra parte d'Europa. L'Inghilterra è piena di contraddizioni come tutti gli altri stati, ma relativamente agli altri ha, diciamo, alcune chance. Opera delle classi socialmente ed economicamente più elevate, questa rivoluzione, erano venuti dietro, mezzo secolo dopo il 1688 di governi Whigs, liberali, era venuta l'ascesa al trono degli Hannover, il dominio della borghesia capitalistica, cioè l'Inghilterra che aveva ormai un impero sui mari enorme, va bene? E non solo sui mari, aveva però anche spinte propulsive particolarmente forti e particolarmente importanti, guai a non tenerne conto. Non c'è socialismo senza capitalismo, va bene? Ma anche le classi subalterne avevano tratto vantaggio, perché avevano imparato ad usare le libertà costituzionali per creare forme associative in difesa dei propri interessi. E questo è un punto importantissimo, che vedremo alla fine del Settecento e ai primi dell'Ottocento. Dunque, nel Settecento si svolgono poi avvenimenti grandiosi che hanno a che fare con il nostro tema, ma io non posso fermarmi. E in primo luogo le due grandi rivoluzioni, quella americana, in particolar modo gli anni 70 del Settecento, e poi quella francese della fine del secolo. Simbolo della rivoluzione americana, simbolo della rivoluzione francese. La congiura degli eguali. Andiamo alla fine della rivoluzione francese. Gracco Babeuf, che vive tra 1760 e 1797, bisogna fare riferimento qui al 1794, quando la Francia è morsa dalla fame e dal freddo come non mai. La rivoluzione è finito anche il terrore. Siamo alla vigilia del direttorio, siamo alla vigilia del passaggio, cioè della vittoria, di nuovo della borghesia, però la rivoluzione c'è stata, cioè l'ancien regime è finito, non c'è dubbio su questo. Ci saranno tentativi poi di ripresa, ma saranno
fallimentari. Allora questa crisi fece recuperare le istanze sociali e politiche di Marat, di Rouault, di Hébert e di Robespierre, che erano stati protagonisti del terrore, Robespierre soprattutto, no? E poi sapete bene, quando la rivoluzione diventa violenta, poi divora se stessa, sempre, quindi Robespierre, che era stato il più accaduto, anche lui finisce ghigliottinato. L'anno dopo, cioè 1795, comincia la sanguinosa reazione borghese, perché ci sono c'è una repressione dei moti e una restaurazione borghese. E nasce anche, però, in senso completamente opposto, non popolare, anche un tentativo di reazione monarchica, che è schiacciata dal generale Napoleone Bonaparte. Comincia ad emergere qui, come militare, lui. Si scioglie la convenzione, che era l'ultima assemblea che era stata programmata nel periodo della rivoluzione, ed entra in funzione il direttorio. Babeuf esprimeva un modello politico comunistico di taglio utopistico. Alcune sue istanze derivavano sicuramente dal modello di Thomas More, ancora. Incarcerato, Babeuf vi incontrò un pisano, Filippo Buonarroti, che diceva discendere da Michelangelo. Buonarroti, vedete, 1761-1837. Quando uscirono dalla prigione, si riunirono nel club del Pantheon a Parigi e questi insorti cominciarono i preparativi per una insurrezione contro il direttorio. Proprio nel marzo del 1796, quindi un anno dopo, prese corpo la congiura degli Eguali, che però due mesi più tardi fu scoperta e repressa. Essa però resta l'esempio di un modo a cavallo tra ideali comunisti ed ultimo tentativo di riscossa della sinistra democratica, che era tipica della rivoluzione francese, dalla quale poi era uscito il partito giacobino anche, va bene? Questo è Babeuf e questo è Buonarroti. Spostiamoci un attimo sull'Inghilterra. L'Inghilterra nei primi decenni dell'Ottocento, io credo 20 minuti, mi sopportate ancora una ventina di minuti, L'Inghilterra nei primi decenni dell'Ottocento, in ambito politico, economico e sociale, si caratterizza per alcuni dati. Nel 1824 sono abrogate le combination laws, cioè le leggi che vietavano le associazioni operaie, quindi è un passino avanti. Nel 1829 sono abolite le discriminazioni anticattoliche, perché voi sapete l'Inghilterra dai tempi di Enrico VIII era anticattolica al massimo, insomma, lo sentiva parlare di papa e di papisti, era come fumo negli occhi, insomma. Negli anni 30 emerge il movimento cartista, che prende il nome dalla Carta del Popolo del 1838, che chiedeva suffragio universale, voto segreto, parlamenti annuali che non durassero un'eternità, abolizione del requisito di proprietario per i deputati, eccetera. Tutte cose che rientrano nel grande movimento costituzionale e liberale della fine del Settecento e dell'Ottocento. Obiettivi falliti tutti, però alla lunga il cartismo si intreccia con la questione sociale. Anche Baxter lo esalterà, poi. Nel 1833 è approvato il primo Factory Act per limitare lo sfruttamento dei minori. Voi sapete bene che lo sfruttamento dei minori e delle donne nel lavoro era enorme e c'era una situazione estremamente degradata nelle grandi città industriali inglesi, no? Ci sarà uno scritto famoso di Engels, no? La situazione della classe operaia in Inghilterra è un testo molto famoso. Ecco, ora si arriva al socialismo utopistico, che era un po' l'argomento del discorso.
Dico subito, poi ci soffermerò un momentino di più, che il socialismo utopistico è una definizione che dà Marx stesso, perché Marx vuole distinguere il proprio socialismo e comunismo da quello utopistico, perché dice che il proprio è basato sulla economia politica, cioè sulla analisi economica della società, e non su ideali astratti. Marx stesso riconosce che tre socialisti utopisti, un inglese, Robert Owen, e due francesi, Charles Fourier, e l'altro è Proudhon, si dice anche lui, la proprietà è un furto, eccetera, ma non è un socialista utopista, sono importanti perché hanno anticipato veramente certe forme di socialismo. Robert Owen, vedete, 1771-1858, quindi ci si regola bene anche per gli anni, voi dovete tener conto, appunto, la rivoluzione francese comincia nel 1789, finisce nel 1793-94, poi c'è il periodo napoleonico, poi c'è l'età della restaurazione, il congresso di Vienna 1815, tanto per avere un... va bene? E poi, importante, è il 1848, quando c'è la grande rivoluzione europea, e quella parigina in particolar modo, che è la data in cui esce il manifesto del Partito Comunista di Marx. Ecco, teniamo conto questo, no? Quindi Owen fu un industriale, un riformatore sociale inglese che impiantò una grande fabbrica tessile a New Lanark in Scozia, attuando riforme innovatrici, per esempio asili infantili per i figli degli operai. Tali riforme però non riuscirono a diffondersi molto. Elaborò un sistema di socialismo associazionistico, di tipo agrario soprattutto, i cui membri avrebbero partecipato alla ripartizione del prodotto. Questo progetto venne attuato negli Stati Uniti con una comunità modello nel 1826, la New Harmony nell'Indiana. Inoltre tentò di riorganizzare l'industria su basi cooperative. E colgo l'occasione per dire che gli Stati Uniti d'America, da quando c'è stata la rivoluzione, comunque il Nord America, dal 600 è stato teatro di sperimentazioni importantissime, perché l'arrivo del flusso dei calvinisti dall'Inghilterra ha generato tutta una serie di esperimenti molto importanti. Veramente quelle terre venivano viste come un territorio assolutamente vergine dove si potevano fare le esperienze più interessanti. Bene. Questo è Owen. Charles Fourier, 72-1837, fu un pensatore politico e un riformatore francese. Era commerciante, in seguito fu impiegato nella rivoluzione francese, attivamente, criticò la proprietà privata, la libera concorrenza e la produzione finalizzata al profitto. Criticò l'intero sistema della civiltà industriale. Ecco, e progettò, e qui il progetto è un po' astratto, una società basata sul principio di attrazione, cioè in un certo senso gli uomini non dovevano essere servi, schiavi, eccetera, ma dovevano andare, una cosa ci piace anche a noi oggi, no? Andare verso soluzioni che fossero armoniose con se stessi, cioè che creassero in qualche modo gioia, insomma, e non tanto dolore, patimento o pena. E una società basata anche sulle libere associazioni di uomini, alle quali dette un nome strano, le chiamò falangi, no? Nome classico, eccetera. Si doveva vivere in falansteri, in una forma di vita collettiva, lontani da ogni forma di divisione del lavoro. Vedete anche qui, l'utopismo è massimo, Tuttavia, ci dovevano essere gerarchie politiche
che dovevano rispettare, fare rispettare le differenze dei meriti. Un progetto utopico, come si vede, difficile da attuare, che però conobbe una certa diffusione e fortuna in Francia, in Russia, in Inghilterra e perfino negli Stati Uniti. Ecco Fourier. L'ultimo è il francese Saint-Simon, 1760-1825, con il quale bisogna fare un discorso diverso, cioè lui è anche un filosofo e la sua posizione politica sfocia in un ambito filosofico che è quello del positivismo, cioè di quella grande corrente filosofica dell'Ottocento che comincia intorno al 1830 e che darà grande importanza alla scienza in ogni ambito del sapere. Ci ritornerò poi un momentino su questo. Positivismo prende il nome da fatti positivi, cioè dalla scienza dei fatti, delle cose reali, oggettive. Va bene? Positivismo ha anche una dimensione sociale, cioè i positivisti credono che la società possa essere studiata scientificamente. Ed è in questo ambito che con Comte, grande rappresentante del positivismo, uscirà fuori una disciplina che arriva fino ad oggi, che è la sociologia. È in questo ambito che nasce la scienza della società. Come poi nel corso dell'Ottocento, siccome sono tutte posizioni in qualche modo evoluzionistiche, che vedono cioè un passaggio da uno stato originario, primitivo, attraverso altri vari stati fino alla civiltà contemporanea, quindi c'è una sorta di evoluzione, in seguito, certo qui si inserirà chiaramente l'evoluzionismo di Charles Darwin, entro pochi anni, ma poi nasceranno altre scienze sociali importanti, come poi la psicologia e soprattutto l'antropologia culturale, e questo è il terreno di cultura di questa grande disciplina che studia le differenze tra le culture umane. Va bene? Quindi, Saint-Simon fu il fondatore del positivismo sociale, che mirava a riorganizzare la società su basi scientifiche e tecnicistiche. Lui era di origine nobile e ebbe una vita avventurosa. Era peraltro convinto di avere scoperto le leggi dello sviluppo storico, fatto, secondo lui, di epoche organiche, per esempio il Medioevo era un'epoca organica, e di epoche critiche, l'età moderna. Organiche in cui tutti gli elementi erano collegati fra di loro, in un certo senso, armoniosamente, critiche, epoche critiche in cui invece gli elementi erano dialetticamente contrapposti fra di loro. A suo parere era stata la scienza moderna a distruggere le antiche basi metafisiche della società medievale. Bene. Saint-Simon è fiducioso che la filosofia positiva sarà la base di un'epoca organica nuova, nella quale il potere spirituale spetterà agli scienziati e il potere temporale spetterà agli industriali. State attenti, quando lui parla di industriali, attentivi, non parla degli imprenditori e basta, Per lui industriali sono tutte le classi produttrici e lavorative, anche gli operai sono industriali, quindi è un termine che va preso come un significato comune, i produttori. Dunque per lui la centralità della scienza e della tecnica è fondamentale. Pensate che l'idea dei canali di Suez e di Panama nacque da idee dei circoli saint-simoniani. Nasce da loro. Nel nuovo cristianesimo, e lui era un credente, accusa cattolici e protestanti perché hanno abbattuto l'idea della fraternità cristiana. I nuovi cristiani vivranno invece in una società non violenta, una società pianificata nella produzione e nella distribuzione dei beni.
un sogno anche questo, però l'aspetto dell'aggancio con la scienza, l'intuizione della importanza della tecnica sono veramente fondamentali. Ecco, fra l'altro la dice lunga il fatto che uno degli studi più belli che sono stati fatti su di lui è quello di un gesuita, grandissimo studioso, Henri de Lubac, un teologo, che gli ha dedicato proprio due volumi anche al suo modello di cristianesimo, insomma, no? Cioè questa intuizione di tempi completamente nuovi. Vi rendete conto che fra 700 e 800 cambiano veramente tante cose? La Chiesa Cattolica in questo periodo esce sconvolta dalla Rivoluzione Francese, totalmente sconvolta, chiusa. L'Ottocento è tutto dominato da una Chiesa che è chiusa in se stessa. Il simbolo sarà Pio IX, no? Un Papa peraltro che dura moltissimo. Pio IX, diversi decenni dopo, nel 1864, emana una enciclica che è la Quanta Cura, la cui appendice è il famosissimo sillabo. Il sillabo è l'elenco delle verità che devono essere abolite dal cristiano, che sono il contrario della verità. E lì ci ritrovate socialismo, comunismo, libertà, liberalismo, capito? Tutto è visto negativamente. Quindi è sulla difensiva. Anche quella è una cosa che anche andrebbe studiata, insomma, molto interessante. E ora mi avvio davvero alla conclusione. Il Manifesto del Partito Comunista è scritto da Marx e da Engels perché viene commissionato a loro dalla Lega dei Comunisti, che era il successivo passaggio di una Lega precedente, che era la Lega dei Giusti, e che era nata proprio per diffondere il proprio programma politico. Quindi la Lega dei Comunisti dà questo incarico e viene fuori questo pamphlet molto interessante. Chi non l'avesse letto, ci sono tante edizioni, ma io consiglio in particolar modo quella a cura dello storico inglese Eric Hobsbawm, che è uno specialista di Marx e di tutta la storia del Settecento e dell'Ottocento. Hobsbawm è scritto, bravo, molto bravo, e che fu pubblicato, credo, dalla Bull diversi anni fa. Cominciano quelle parole famose, no? Uno spettro si aggira in Europa, lo spettro del comunismo. Questo è l'esordio del manifesto, no? Questa Lega, la Lega dei Comunisti, era nata nel 1847 dall'incontro tra Engels e Schäpper, che era il presidente della German Democratic Society di Londra, e si chiude con la celebre esortazione «Proletari di tutto il mondo, unitevi». Da lì nasce una nuova storia, il socialismo utopistico storico e il socialismo scientifico si separano completamente. Ma la bellezza del manifesto è che non è solo un pamphlet politico, cioè non è solo un invito alla lotta politica, eccetera, a una nuova società, ma è anche un'analisi molto importante della storia del capitalismo. Marx riconosce benissimo quella che è stata la potenza e la forza del capitalismo, lo riconosce perfettamente e direi si sente sotto una sorta quasi di elogio, perché niente era stato così capace di creare, come dire, una ricchezza mondiale. Era impensabile nel Medioevo una cosa del genere. Naturalmente dietro c'è tutto, c'è lo sfruttamento, c'è il colonialismo, eccetera, ma la storia è quella. Non si può fare come quelle la vogliono cancellare, capito? E dire no, questo non è successo, è successo e ha avuto le sue ragioni per cui è successo. Quindi questo, e lì c'è realismo, eccetera. Però da lì, e io con questo chiudo, nasce chiaramente una storia nuova. Bisogna
metodologicamente stare molto attenti, perché noi oggi siamo nel 2024, il comunismo ha avuto storia, ha avuto sperimentazioni, è caduto la sua formazione fondamentale, esiste sotto forme ibride, penso alla Cina, va bene, e in altri posti, esiste di nascosto ancora nell'ex Unione Sovietica, eccetera, secondo il mio modesto parere, però non si può, quando si parla del manifesto dei comunisti del 1848, avere pregiudizialmente la proiezione negativa all'indietro dei limiti storici che sono stati tipici degli esperimenti comunisti. Va bene? Lì c'era una situazione diversa di aspettativa, chiaramente, e di innovazione. E del resto la storia del comunismo dura fino ad oggi, insomma, no? Quindi questo è comunque molto importante. C'è da dire che, e chiudo veramente, per capire il manifesto di Marx bisogna sapere che già nel 1848 la filosofia di Marx era già andata molto avanti, erano già state scritte opere fondamentali come La Sacra Famiglia, L'Ideologia Tedesca, gli scritti su Hegel, va bene, quindi c'era già uno sviluppo importante del pensiero di Marx da questo punto di vista nel 1848, e il clima ormai era quello del, forse già del tardo romanticismo, insomma, no? Non si poteva più parlare dell'illuminismo, certamente, insomma, no? Prima diverso. E Marx però è comprensibile solo in rapporto ai grandi filosofi contemporanei, in particolar modo gli idealisti tedeschi, in particolar modo Hegel. C'è un rapporto dialettico fra Hegel e Marx. Va bene? Io vi ringrazio. E se c'è qualcosa da chiedere, ditemelo.